dopo una breve ricerca su internet ho deciso di seguire l'ordine che il gioco ci dà, ovvero fare un nuovo giorno e poi il giorno X. Nonostante comunque per avere il rapporto completo del nuovo giorno ci serve un altro giorno prima, voglio prima fare questo qua per due motivi: uno perché è contenuto nuovo, due perché non sono sicuro che sia solo un giorno, perché qua c'è scritto un nuovo giorno 1. Potrebbe essercene più di uno. Non lo so, scopriamolo subito. A new day. Oh. Wow. Oh. Questa è la realtà in cui Shibuya viene distrutta? Se ne sono andati tutti. In questo mondo non resto che io. Cos'era quello? Mi è apparso in testa una specie di visione. Comunque, come ho fatto a finire di nuovo qui? Di nuovo la spilla? E perché ho ancora questa spilla? Ma che diavolo è successo? Beat, che ci fai tu qui? Scusa, io cosa non ci faccio qui con Rhyme? Era con me un secondo fa e adesso non c'è più. Devo trovarla, non posso permetterle che succeda qualcosa. Ricominciamo. Benvenuto al gioco dei demoni in modalità esperto. Cosa? Esci da Shibuya e 24 ore. Se fallisci sarai cancellato, i demoni. Aia! Ehi ehi ehi! Questa era bella, le vostre facce sono da scompisciarsi. E dai, sono Coco, non vi ricordate? Cioè tipo la demone più carina che si sia mai vista. Chi? Non mi dice niente. Mi prendete in giro? Cioè tipo, vi siete davvero dimenticati di me? Che maleducati, dopo tutto quello che ho fatto. Ma davvero, io non so cosa hai fatto per noi prima. Ma so cosa puoi fare per noi ora, dici cosa sta succedendo. Ah ragazzi, cioè tipo mettiamo in pausa un secondo. Prima di tutto il gioco dei demoni è tornato, parliamone, cioè tipo shock del secolo. Mi stai già sul cazzo. Madonna mia quanto ti odio come parli. Com'è che tu ne sei sorpresa? Perché tipo letteralmente nessuno me l'aveva detto. Anche se sei un demone. Strano, vero? Cioè tipo una menata pazzesca. Dio mio, ti odio già. Credevo che Shibuya fosse finalmente tornata normale, invece no. E ora siamo esperti? Beh, allora voi due siete tipo la coppia perfetta. Vi spiace se mi unisco a voi e facciamo un trio? Mi spiace come? Cosa? Lascereste davvero una povera indifesa adorabile ragazzina come me tutta sola? I demoni non sanno difendersi da soli? Non so chi dei due stia parlando perché la nuvoletta va su uno e poi sull'altra. Forse, se sapessimo cosa sta succedendo, ma cioè tipo io non ne ho proprio idea. Dai Neku, Beat, per favore. Non mi sento completamente a mio agio ad andare in giro con una demone. Però, a dire il vero, sembra sperduta tanto quanto noi. E non è che abbiamo altre piste da seguire. Per ora possiamo farla venire. Ma sarà meglio tenerla d'occhio. Va bene. Oh mio Dio, e vai! Mi sento già un fantamilione di volte meglio ora che siamo assieme. Ok, buttiamoci allora, cuffiette. Che è successo? Cos'è? Ah, siamo di nuovo nel patto, dicevo. Che succede? Ma in tutta sta storia, perché di nuovo con Beat? Cioè, nel senso, sì, ha senso, però, ok. Cosa cavolo ci facciamo? Di nuovo nel PS, amico? Vorrei tanto saperlo. Dai, io, andiamo al 104, ok. Ma oh, allora, ci sono di nuovo i demoni, ci sono le barriere, e perché il 104 ha dei puntini? Comunque, proviamo a vedere cosa dicono. Ci bloccano solo la strada? Sì, ci bloccano solo la strada, va bene. Proseguiamo allora. Chissà se i negozi hanno qualcosa. Aspetta. Ma no. Ma mi ha fatto saltare il 104. Siamo già al negozio quello dietro il 104. Spilla nuova. Esplosione laser. Colpisci Neku con un fendente. Ti odio. La rubellite. Che cacchio è la rubellite? Però vai, dai, roba nuova. Sono contento. La rubellite. Oh, carina. Granchio remit. Ma che palle, madonna mia, tutte cose con i fendenti.
Metallo raro. Devo farmare del metallo raro. Allora, posso prenderla, ma aspettiamo a prenderla perché abbiamo appunto poco metallo raro. Meglio vedere cosa hanno prima tutti i negozi. La rubellite. Che nome è per un materiale rubellite? Fermati un attimo, cuffiette. Abbiamo svoltato nella via sbagliata, forse. Non sono bravo a orientarmi, ma sono abbastanza sicuro che non saremmo dovuti finire qui. Ha ragione. Conosco questo posto come il palmo della mia mano. Che strano. Come vi fate a perdervi a Shibuya? Non dovreste essere tipo esperti? Tutta questa situazione tipo sospetta. Inclusa la missione di oggi. Amen, fratello. Abbiamo sempre giocato dentro Shibuya, adesso dovremmo uscire. A proposito, questo vuol dire che vedremo delle zone diverse da Shibuya? Ne dubito, ne dubito. Però, ma abbandonare l'arena non ci faceva disqualificare o qualcosa di simile? A me suona come un gran bel game over, yo! Non ne so più di te. Ma c'è tipo una missione pur sempre una missione, no? Non sarebbe meglio tipo completarla e vedere cosa succede? E se fosse una trappola, yo? Forse non dovremmo portarla a termine questa qui. Oh, giusto! Non ci avevo mica pensato, è una roba così. Giusto? Forse stanno solo bluffando sulla storia del scancellarci. Io non mi faccio fregare da una cavolo di trucchetto da demone. Oh mio Dio, hai ragione, diglielo, Bit. In ogni caso, non risolveremo niente se hanno cene qui, muoviamoci. Oddio. Allora, come immaginavo, c'è un problema di spazio-tempo. Senti, frate, sarà una premonizione magari, ma credo che ci sia qualcosa di troppo sbagliato qui. Interessante. Stavo pensando la stessa cosa. Vero, nessuno mi ha detto niente di sta modalità esperto. Inizio a pensare che dovremmo mandare a monte sta missione. Ma cioè, tipo, siete sicuri che sia una buona idea? Cioè, i miei sensi di demone mi dicono che questo gioco è vero. E poi, voi ragazzi potete usare ancora i vostri psico, giusto? Questo dimostra che non siamo nel PR. Credo di sì. Naturalmente questo non vuol dire neanche che non siamo nel PS, però. Non sappiamo ancora se la missione sia reale. Ma vi ricordate cosa diceva il messaggio, no? Fallisce e sarai cancellato. Quindi, non abbiamo scelta, no? E cos'era quella visione che ho avuto prima, poi? Conosco Shibuya come le mie tasche, ma non riconosco questi edifici. Quegli edifici. Non ditemi che qualcuno mi ha preso la memoria un'altra volta. Joshua? A proposito, ecco, volevo vedere se c'era qualche nemico. Aspetta. Ho visto che c'era il mammut qua gigante, ma ho visto dei te... Oh, cacchio. Ho le spille sbagliate. Help! Ok, ora abbiamo messo quelle giuste. Allora, qua c'è il mammut, però qua ci sono due teschi. Non vorrei che siano il rumore 102 e il 103, però di solito quelli sono blu. Non credo. Ah! Vabbè, allora, mi sorprende quanti siano, ma la cosa non è un problema. Non per me. Ho talmente tanti fulmini che posso veramente distruggere qualsiasi cosa. La musica è remixata. Yeah. Oh, io proverei a metterla anche in massimo, però non sapendo che nemici ci sono finora, voglio vedere cosa mi possono dare in difficile, perché molti nemici hanno un drop rate più basso in difficile che in massimo, quindi magari il premio che ottieni in difficile è meglio di quello che ottieni in massimo a volte. A volte, eh? Ok, quasi tutti i negozi hanno almeno una spilla nuova, fendente in uno spazio vuoto. Metallo raro, 100 yen e 1000 yen. Io vorrei farmare del metallo raro prima, però. Però questa spilla sembra bella. Questa spilla sembra bella. Danneggia tutti i nemici toccati mentre ripristini i tuoi PF. Ah, bella, la prendo. Mi sembra un pochino troppo overpower però come spilla, eh. Forse c'ha un trucchetto dietro. No, si riattiva solo dopo 13 secondi. Pensavo fosse una spilla che non si riattivasse tipo questa. Però per 13 secondi un danno che fa danno a tutti quanti potrebbe essere interessante. Proviamo un secondo. La mettiamo al posto di questa. Proviamo di nuovo proprio contro i demoni. Ok, allora, è una versione 2.0
della mia spilla che faceva i, come si chiama, le catene, quella che già avevamo. Dura molto meno, ci mette molto di più a ricaricarsi, però non è male. L'unico vero problema sono quei 13 secondi che ci vuole per riattivarla. Quello sicuramente. Magari aumentandola di livello si abbassa quei secondi. Certo, questa qui 13 secondi è comunque un po' tanto. Però averla a due utilizzi secondo me è meglio che averla ricaricata prima. Non lo so, comunque sono due buone varianti per lo stesso effetto in sostanza. Magari appunto invece che aspettare 10 secondi per utilizzarla una volta sola, ne aspetto 13 per usarla due volte. Ha comunque senso. Va bene, proseguiamo. Dove siamo ora? Central Street. Nessuno ci ferma. Oh, demone viola. Strano. Ah beh, però aspetta, abbiamo sbloccato questo contenuto proprio sconfiggendoli. Volete superare questa barriera? Allora eliminate questi rumori. Split. I rumori delle missioni divise continuano a moltiplicarsi durante la battaglia, venendo eliminati rapidamente. Ah. Beh, se abbiamo solo split, non è un problema. Oh no. Allora. Allora, penso che sta cosa sia più facile di quanto in realtà secondo me non sia. Tutti? Fatto. Perché basta utilizzare l'attacco combinato col tuo compagno per poterli eliminare tutti. 14 tectiti. Speravo nei metalli rari, però vabbè, guarda. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Una bibita. E le missioni utili? Simboli viola. Ah. Un'altra cutscene. Non sento niente. È successo di nuovo. Un'altra visione. Un'altra cosa. E chi era quella? Chi era chi? La conosco. Ehi, non lasciarmi come un babbeo, yo! Scusa, è solo che ho avuto un'altra specie di visione. Oh mio Dio, cioè tipo un'allucinazione o una cosa simile. E aveva... L'avevo visto. Aspetta un attimo. Beat, ti ricordi quell'animale di pezza? Quale? Il porcellino di Shiki. Porcellino tipo quelli che grugniscono? No, Mr. Miao. Che nome strano per un porcellino. Oh, vuoi dire qualcosa a forma di gatto? Esatto. Ti spiego dopo. Ma ho la sensazione che anche Shiki sia tornata nel gioco. Quindi stavolta non siamo solo tu e io. Aspetta, ma forse allora anche Rhyme sta giocando. E ora che io e te siamo partner, quelle due sono da sole. Potrebbero essere nei guai, cuffiette. Dobbiamo trovarle. Ah, ora che me lo dici... Cioè, tipo, non ho visto manco un altro giocatore qui attorno. Che strano, vero? È strano perché è strano. Allora, da quello che mi avete detto, questa parte di storia si collega con il prossimo gioco, Neo 2V. Il problema è cosa sta succedendo effettivamente. Aspetta, Union Cross Mix? Ma dai, ma Square, tutti sti riferimenti a Kingdom Hearts? Oh, il sottopassaggio, ciao. Ah, aspetta un secondo, è vero, c'era scritto dei rumori viola. Ah, i rumori... Oh, che casino, dannazione. Via da qui. I rumori viola praticamente sono nemici che hanno le maledizioni. Madonna santa. Allora, sicuramente sono... fonte di guadagno sotto tutti i punti di vista, punti esperienza e oggetti, tutto quello che vuoi, ma Dio mio, che casino impensabile. Allora, però mi sembra che non abbiano la possibilità di moltiplicarsi fino all'infinito e oltre, almeno quello. Oh, Shiki e Rhyme, sono davvero qui. Posso mettere in dubbio che dubito che siano loro veramente? Dubito che siano loro.
Ma potrebbero essere, Guardate! Oddio, ma quelle non sono Shiki e Rhyme! Aspetta, ho un'ipotesi, non ho nessuna certezza per quello che dico, ma secondo me la demone qua è la responsabile di tutto. Cioè, noi abbiamo appena parlato di Rhyme e Shiki, hanno fatto una scena in cui c'era solo lei, in cui diceva che sembrava tutto strano, e guarda caso adesso appaiono? No, quella non è Shiki. Non è così che appare in realtà. Oh cavoli, Neku, che cosa ci fai qui? Shiki, sei davvero tu? Ma certo che sono io, sciocchino. Perché me lo chiedi? Perché è l'aspetto di ieri. Ti hanno obbligato a perdere di nuovo il tuo aspetto un'altra volta. Già, deve essere quello. È che l'ammiro così tanto, sai com'è? Ma non è per quello che avevi preso quell'aspetto. Non è perché l'ammiravi. No? No, è perché la invidiavi. L'hai detto tu stessa. Vedi? Secondo me lei non ha tutte le informazioni e presume quello che le manca. Wow, Neko, hai davvero un'ottima memoria. Ah, già, me l'ero completamente dimenticata. Ops. Che diavolo fai a dimenticartelo? Comunque, come vanno le cose? Vanno. Beh, ok. Comunque io e Rhyme ora siamo partner. Ehi, Rhyme, guarda chi c'è. Rhyme, non ti sei fatta male, vero? No, ma grazie per avermelo chiesto, Bit. Certo, non c'è problema. C'è qualcosa che non va. Sembra che ti è morto il gatto. Ti hanno di nuovo cancellato i ricordi di me, io. Ma non hanno appena, tipo, detto il suo nome? Non è quello il punto. Si comporta in modo molto distaccato con suo fratello. Oh, quindi non si ricorda che sono parenti. Che roba tristissima. Mi è venuta un'altra idea, io. Rhyme, tu hai un sogno, vero? Beh, ma certo, un guadagno inatteso, sai, yen venuti dal cielo. Non sono loro. Allora, è vero? Non lo so, non me l'ha mai detto. Allora perché gliel'hai chiesto? Perché c'è qualcosa che non va, amico, me lo sento. Un tempo diceva di non avere sogni, e anche se ne aveva uno, lo so che non può essere questo, io. Rilassati, ti sto solo prendendo in giro, fratellone. I demoni devono essersi presi il mio sogno come biglietto d'ingresso. Giusto. Riprendiamoci quello che è nostro e torniamo in vita assieme. Dai, Shiki, abbiamo una missione da portare a termine. Mi puzza la cosa, mi puzza tantissimo. Giusto, sarà meglio uscire da Shibuya prima di venire cancellate. Beh, buona fortuna, ragazzi, ci si vede. Non mi fido. Forse sono io quello che si sta dimenticando qualcosa. Ah no, era lui. Credi che ti abbiano di nuovo rubato i ricordi? Ah no, era giusto. No, queste visioni sono diverse. Non sono qualcosa che ho dimenticato. Sono qualcosa che non ho mai saputo. Beh, non ha senso, tipo, piangere sui ricordi versati o quel che è, giusto? E chi lo sa, forse ti ricorderai tutto appena sarai fuori di qui. Può essere che la sua missione è farci uscire da Shibuya e farci cancellare? Speriamo. Non mi fido, ma non per cattiveria o altro. Allora, tu mi sa che mi fai passare. Tu invece mi blocchi solo la strada? No, volete superare questa barriera? Allora portatemi tre spille rubelite. Ce l'ha il rumore 97. Il 97. 97, quindi 98 il pipistrello, 97 dobbiamo trovarlo. In che difficoltà? Non lo so, secondo me è normale. La butto lì. Il... ok, questi mi sa che sono i pipistrellini. Il rumore 97. Se me lo chiede vuol dire che è qua in zona. E l'unico rumore che si vede è questo, quindi... split, di nuovo. Ah no, forse... oh, cacchio. Forse, allora, il rumore 97 secondo me è l'orsone. Rubellite. No, forse si otteneva in difficile, sai? Madonna mia, sta cosa della duplicazione è un vero e proprio problema. Meno male che siamo a livello massimo e possiamo permetterci comunque di abbassare il livello, ma con tutto la quantità di nemici che ci sono in ste zone, veramente, se non sei preparato, è la fine. È veramente la fine. Se non sei... Sì, ti sarebbe piaciuto. Col cavolo che mi fregate le spille, maledetti. Ridammi la mia spilla di fuoco. Basta duplicarvi, per favore. Siete in troppi. Stupidi polli.
Mamma mia. Oh, spero solo che il drop che mi serviva fosse questo qua in normale. Yes, rubellite. L'abbiamo ottenuta in normale. Ottimo. E questa si è evoluta. Perfetto. Dai però. Quanti punti esperienza? Porca miseria, quanti. Ma tutto questo è perché i nemici si duplicavano, eh. Tutto questo perché i nemici si duplicavano, ma sta fase di gioco veramente. Rubellite 14. Ok. E 29 metalli rari. Forse è il caso di giocare in normale. Perché se i nemici ci droppano i metalli rari, sono un po' meno difficili da uccidere. Ho 3 di rubellite, fammi passare. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. 5000 yen. Grazie. E siamo da Ramen Don. Ok. Vediamo se Shadow Ramen è aperto. Secondo me sì. Hai 3 CD? Spille nuove, no? Che palle, vabbè. Compriamo i CD. Grazie. Sì, Shadow Ramen è ancora aperto. Cosa facevano questi ramen? Il tuo tasso aumenterà di 3? Non male. Una materia oscura e liquido e noodles raffinatissimi. Prendiamolo. Nonostante per la materia oscura, diciamo che avrei preferito tenermela, ma ehi. Aumentare il tasso di ritrovamento non è un bonus da buttare via, sicuramente. Vediamo di qua. Anzi, fermo, fammi vedere Pork City. Sicuramente non ci possiamo andare. Ovviamente. Vediamo gli altri negozi. Ok, altri CD, che cosa vuoi? Metallo raro, 30. Me lo tengo da parte per ora. Metalli rari devo farmarli, quindi. Ah, ma ci sono anche loro due. Secondo me però sono anche loro finti. Non ditemi che voi due siete giocatori. Sembra che il gioco sia ripartito un'altra volta. Proprio quando pensavo di potermi finalmente fare una vacanza. Ma tu guarda, testa rossa lecca lecca. Vi ricordate di noi, vero? Ma ti prego, ma se mi ricordo malapena cosa ho mangiato a colazione. Possiamo lasciarli andare, non sono per niente dell'umore adesso. Rilassati ragazza, li cancelleremo in un secondo. E poi questa è una perfetta opportunità per noi di totalizzare qualche punto. Va bene, facciamo a botte, eh? E da quando lui è così motivato? Te l'ho detto, è... non è il mondo reale. Oh, cazzo. Bene. Allora. Beat. Attaccala. Attacca sta maledetta nana. Oh, però anche il normale ha resistito più di quanto sembrava, eh. Aspetta che arrivate in due. No, di qua Neku. Dai! Ma porca di quella miseria. Oggi ti giuro che non capisco. Curiamoci. Ok. Aiuto. A livello di cura comunque non è male. A livello di cura quella spilla lì non è male. Ok, è apparsa anche lei. Doppio attacco. Allora, vediamo. Questo. Questo. Ho sbagliato tutto della mia cacchio di vita. Dove cavolo sei? Qua. Poi questo. Via. Via questo. Poi via questo. Via questo. Questo. Questo e questo. Perfetto. Via questa. Ah, ho fatto veramente schifo questo giro. Yes, attacco sincro fa sempre male. Cosa mi dai? In normale, tra l'altro, mi sa che non li avevo ancora sfidati. Oh, ricalco. Sicuramente non era da buttare all'inizio del gioco. Ah, cavoli, ho perso contro un principiante come te. Ora non la prenderò mai quella promozione. Allora ritieniti fortunato. Promozione significa più lavoro, cioè, che palle.
questo universo è tutto il contrario di quello che è realmente. Ehi, cuffiette, non ti sembra che questi due puzzino di marcio? Già, puzzano come un calzino sporco vecchio di un anno. Tipo, chi sono questi due che ne hanno fatto di lecca lecca e testa rossa? Io sono, tipo, abbastanza sicura che siano sempre stati così. La tipa coi capelli rosa odia il suo lavoro e il tipo con lecca lecca lo adora. Aspetta, non ero all'incontrario, io? Oh, davvero? Forse mi sono sbagliata, non sono mica migliori amici. Beh, se abbiamo finito, c'è una ciotola di ramen che mi aspetta. Aspetta, prima devo chiederti una cosa. Ah, fai in fretta. Chi dirige il gioco dei demoni? Ah, chi lo sa? Voi non dovreste saperlo, voglio dire, comunque siete demoni. Non so che dire, ragazzino. Chiunque sia al vertice stavolta ci tiene all'ombra. All'oscuro, voglio dire. Ma ehi, sono sicuro che tutto prima o poi verrà alla luce. Quindi è un mistero. Continua a trastullare quel tuo cervellino e forse lo risolverai. Ci si becca, ragazzo. Beh, ci hanno aiutato molto. Non sappiamo ancora niente sul Game Master o sul compositore. Chi diavolo comanda qui? Ehi, sei sicura di non sapere niente di cosa è successo qui dopo che ce ne siamo andati? Cioè io non so come dirvelo, ma tipo... Tipo? Ho lasciato Shibuya tipo subito dopo che voi ragazzi avete vinto il gioco! Cosa? Già, quindi non so davvero niente, lol. Ti odio! Ci stai prendendo in giro o cosa? C'è una sola persona che sa sicuramente cosa sta succedendo qui. Joshua. O il signor Anekoma. Puff! Questa è la scena in cui ci spara. È incazzato qua. Ehi? Joshua non era arrabbiato quando ci ha sparato. C'è nessuno? Oh! Yo, che c'è? Joshua! Il dammerino! Lo sistemo io! Oh, rallenta! Non è qui, non ora, perlomeno. Ho avuto un'altra visione, ma ho visto che mi sparava. Di nuovo! Vuol dire che questo è il motivo per cui sei tornato al gioco! Non sono sicuro. Forse era una specie di flashback. Ma c'era qualcosa che mi sembrava diverso. Forse non era un tuo ricordo. Credi che abbia a che fare con tutte ste strane cose che stanno succedendo? Non mi sorprenderebbe. Hai detto che era una visione, giusto? In che senso? Difficile da spiegare. Le immagini iniziano ad apparirmi in testa. Ho visto dei grattacieli che crollavano. C'è da far paura. Qui, a Shibuya. No, non mi ricordo di aver visto l'edificio del governo. Forse era Shinjuku. Non ho mai sentito di crolli a Shinjuku, però. Nemmeno io, ma è quello che ho visto. Quello è una ragazza che non conosco. Oh mio Dio, sembra tipo l'inizio di un film horror o roba simile. Hai idea di cosa significhi? No, ma forse Joshua lo sa. Come facciamo a trovarlo però? Non se n'era andato da un pezzo. Forse, ma se queste visioni sono opera sua, magari è tornato. Credi che ci sia lui dietro tutto questo casino che sta succedendo qui? Non lo sapremo finché non glielo avremmo chiesto. Ragazzi, non vi state dimenticando tipo di qualcosa? Tipo di una missione? Non siamo riusciti a trovare il modo di uscire da Shibuya, ma se troviamo Joshua, forse lui potrà indicarci la direzione giusta. Voglio dire, ok, forse, ma non sappiamo manco dov'è. Io non ho avuto nessuna visione, ma la mia intuitività mi dice che hai in mente qualcosa. Cuffiette, troviamo quel damerino. Al fiume di Shibuya?